Inter, Formula, Werder con Giulio Cesar tra i pali, poi Maicon, Cordoba, Lucio, Chivu, Cambiasso, Stankovic, Biabiani, Sneijder, Coutinho e Eto'o. Milito recuperato va in panchina. Juventus con Storari, Gregera, Bonucci, Chiellini, De Ceglie, Krasic, Felipe Melo, Aquilani, Marchisio, Del Neri, Varia in mezzo, davanti Quagliarella e Iaquinta, Amauri in tribuna, Del Piero in panchina programmata, dirige Banti. La pressione dell'Inter nei primi 14 minuti con il tocco di Eto'o e la conclusione poi il muro della Juventus. Quindicesimo, Lucio, la palla a Coutinho, 2 contro 5. Prova lo slalom il brasiliano, Bonucci lo mette giù ed è il primo ammonito del match, 15 minuti. Ventunesimo, la Juventus con Quagliarella, Krasic sulla sinistra, cerca la conclusione, Giulio Cesar è attento. Guardate adesso il serbo sulla destra, va a puntare Chivu, mette questa palla in mezzo, deviazione di Giulio Cesar decisiva sul fondo. Poi c'è una difficoltà per Biabiani, toccato duro, e c'è il cambio con Milito, ma non si dimostra ancora pronto l'argentino. Eto'o si allarga. Krasic, 32esimo. Lo affronta Cambiasso, va ancora al tocco per Iaquinta, palla dentro, posizione irregolare per Iaquinta, fuori gioco, nulla da fare. 34esimo, il tocco di Chivu, poi Bonucci su Sneijder, intervento quasi di frustrazione di Chivu su Krasic e ammonizione anche per il giocatore rumeno. Palla in area di rigore nerazzurra con Krasic che va ancora a puntare i difensori avversari, libera in qualche modo Cambiasso dai piedi di Krasic, le occasioni migliori per la Juventus, e tra i piedi di Eto'o la musica nerazzurra con il camerunese in versione altruista per Milito, ma ben anticipato da De Ceglie. Cambiasso ancora per Eto'o, va a puntare Krasic, cerca il traversone per Milito, forse ancora in ritardo, con la punta del piede sul fondo. Con Andrea Petrachi andiamo nella ripresa, c'è Motta per De Ceglie, acciaccato, Grigera si sposta a sinistra, dentro anche Santon per Cordoba, problemi muscolari. 3 minuti, Sneijder per Coutinho, apertura deliziosa, ma impalpabile il brasiliano in questa occasione e non solo. Decimo minuto, Eto'o. Va a puntare Bonucci, ancora Eto'o, lo salta, arriva anche Felipe Melo, ancora Eto'o in area di rigore, il tocco in direzione di Milito, quasi devastante Eto'o. Fronte opposto, Krasic imita quasi il giocatore del Camerun, va alla conclusione, deviazione di Giulio Cesar in calcio d'angolo. Attacca ancora Eto'o, Sneijder prova la conclusione da fuori, deviazione di Storari sul fondo. Entra Del Piero al 20° minuto per Iaquinta, perde un giocatore importante in fase difensiva Del Neri e guardate che succede con Maicon che sfiora il vantaggio nerazzurro, palla invitante di Sneijder, colpo di testa del brasiliano, poi scintille fra Felipe Melo e Lucio, ma grande opportunità sprecata da Maicon. Parte Quagliarella, inseguito da Lucio, Quagliarella, area di rigore, deviazione di Giulio Cesar che chiude perfettamente lo specchio della propria porta. Cambiasso, Milito, grande opportunità, tocco felpato, morbido, ma decisamente fuori bersaglio. Rivediamo ancora, Storari battuto. 35esimo, Sissoko per Aquilani, squadre stanche. C'è una opportunità anche per Del Piero da 30 metri, facile per Giulio Cesar. Ed è il secondo 0-0 in campionato per l'Inter, il primo per la Juventus. Qualità e solidità, fair play e corsa, e poi come abbiamo detto prima, tanta stanchezza. Sorride sicuramente Del Neri perché sta plasmando, sta quantomeno ritrovando una Juve più convinta e più concreta.